La parola barbari fu inventata dai greci e in origine voleva dire coloro che balbettano perché non sanno parlare il greco. Da qui, più in generale, passò a indicare tutti gli stranieri e fu con questo significato che la parola fu presa dai romani, per i quali barbari erano tutti i popoli che avevano usi e costumi diversi dai loro. Intorno al 117 d.C., nel momento della massima espansione di Roma, la situazione era fondamentalmente questa. In Francia c'erano i Galli, nell'attuale Gran Bretagna si trovavano i Britanni e in Germania c'erano i Germani. Più o meno in Romania vivevano i Daci e nell'odierna Bulgaria i Traci. I temibilissimi Parti avevano un regno indipendente nell'attuale Iran e bloccavano l'ulteriore espansione romana verso est. Poi c'erano i Numidi, fra Algeria e Tunisia, i Mauritani in Marocco, i Nabatei nell'Arabia nord-occidentale, i Quadi e i Marcomanni ai confini del Danubio, all'altezza dell'Austria, e ancora moltissimi altri popoli. Un complesso mosaico di barbari che costituivano altrettante spine nel fianco dell'impero. Ma perché queste popolazioni decisero di lasciare i loro villaggi così a nord per dirigersi verso i territori romani? È probabile che furono prima di tutto il freddo e la fame a costringerli ad abbandonare la loro terra. La vita dei Cimbri e dei Teutoni era dura, il suolo avaro. Non conoscevano l'economia delle riserve per gli anni difficili né l'arte della conservazione. Erano essenzialmente pastori e l'agricoltura era ancora poco sviluppata. Si cibavano di quello che trovavano, avena, nocciole, soprattutto erbe. Non partirono solo per disperazione. Forse da quei mercanti romani che si spingevano fino a quelle latitudini per acquistare ambra e pellicce, avevano sentito raccontare di quelle regioni in cui non occorre mettersi la pelliccia d'inverno, di ricchi pascoli e campi fertili sui quali splendeva sempre il sole. Al nord invece le speranze di vita erano scarse. Nessuno sa chi prese la decisione, ma intorno al 120 a.C. ebbe inizio la migrazione dei Germani, quasi 100.000 persone. Non solo guerrieri o mercanti, ma donne, bambini, anziani, con tutte le loro cose. Colonne sterminate lunghe 20-30 chilometri che giorno dopo giorno raccoglievano altri clan, altri villaggi. Una partenza verso l'ignoto. Una massa di persone che cammina faticosamente dietro ai carri trainati da buoi scortati da qualche guerriero a cavallo. Alla ricerca di una meta, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Durante l'inverno si riparavano in grotte per poi riprendere stagione dopo stagione. Quando potevano seguivano il corso dei fiumi e le antiche rotte commerciali, ma anche l'attraversamento di un fiume poteva diventare un ostacolo insormontabile. Passavano diversi giorni perché tutti riuscissero ad attraversarlo. Erano afflitti da mille disagi, ma soprattutto dalla fame. Per sopravvivere, ricorrevano alle rapine e al saccheggio di tutto quello che trovavano sul loro cammino. Attaccavano soprattutto piccoli insediamenti indifesi, da cui portavano via ogni cosa utile. E in breve, la loro fama divenne quella di razziatori feroci.